si trova dietro la New Age? Dietro la New Age, in verità, si trova un sacerdote chiamato Padre Pierre Teilhard de Chardin. Questo Padre de Chardin è praticamente colui che ha creato la New Age. Interessante notare come anticamente la francmassoneria si chiamava New Age. Poi nel 1901 uscirà in Italia la prima rivista di ispirazione massonica intitolata proprio Nuova Era, cioè New Age. La New Age è legata a importanti realtà, come per esempio l'ONU, ma non solo, l'UNESCO, il Concilio Mondiale delle Chiese, il Club di Roma, la Fondazione Rockefeller, la Fondazione Ford, lo stesso gruppo Bilderberg, la Massoneria, i Rosa Croce, gli Hare Krishna e gli Unitariani, la Teosofia, gruppi ufologici ce l'hanno proprio come cavallo di battaglia. Nella seconda parte parleremo meglio del padre fondatore della New Age, appunto il sacerdote gesuita Pierre Teilhard de Chardin, e di come tutto viene depistato a un altro nome, sempre di un sacerdote francese, di un altro ordine però, non è un gesuita. In questa prima parte abbiamo appunto parlato dell'induismo e soprattutto dello yoga, del kundalini quindi, e di tutto questo fondamento, e abbiamo dimostrato come la New Age e l'induismo hanno in comune lo yoga, la meditazione, e di come questo sia il fondamento e di come tutto ciò non è affatto qualcosa di innocuo e gli stessi esercizi non sono affatto innocui. Come sempre diciamo, come spesso diciamo, noi invitiamo l'ascoltatore a investigare queste tematiche, soprattutto avvalendosi anche di altre lingue, per, se non le conoscete, comunque ci sono mezzi che ti permettono di leggere traducendo e di investigare in modo serio quello che noi vi abbiamo detto, e noterete come queste cose vengono denunciate non solo da noi cristiani, ma appunto anche da quei mondi che nulla hanno a che fare col cristianesimo. E con questo, cari amici, abbiamo terminato con la prima parte di questo video. Vi invitiamo a seguirci nella seconda parte. Che Dio vi benedica. Bene, cari amici, benvenuti in questa seconda parte del presente video. In questo video inizieremo a trattare il tema degli alieni, quindi dell'ufologia. L'ufologia normalmente la si fa nascere nel 1947, ma di questo parleremo fra breve. Intanto vogliamo iniziare a dire quanto segue. Nei soli Stati Uniti di America, fino a qualche decada fa, sono stati coinvolti più di 150.000 medici, i quali sono stati investiti per indagare il fenomeno delle cosiddette adduzioni. Cos'è una adduzione? Un'adduzione praticamente non è altro che il rapimento da parte di entità extraterrestri nei nostri confronti. Quindi una persona viene addotta, si chiama appunto adduzione. Poi vedremo più avanti in cosa consistono nel dettaglio queste adduzioni. Si parla che solamente, queste le denunce ufficiali, solamente negli Stati Uniti di America
sono state adotte non meno di 4 milioni di persone. Questo è un dato abbastanza vecchio, insomma. Ora noi possiamo comprendere perfettamente che su 4 milioni di persone certamente non ci hanno marciato, diciamo, tutte e 4 milioni, sarebbe improponibile un pensiero del genere. Quindi ci rendiamo perfettamente conto che qualcosa veramente sta succedendo. Poi vedremo di cosa si tratta. Ma vogliamo riprendere appunto quello che stavamo dicendo poc'anzi, ovvero l'inizio di questo fenomeno. Tutti quanti lo fanno risalire al caso Roswell e del, diciamo, nel 1947 New Mexico, Stati Uniti di America. Un contadino scopre una o più sopposte navicelle spaziali, la quale o le quali sarebbero precipitate nel suo territorio. E vogliamo ricordare che l'area 51, la famosissima area 51, nasce proprio lì, guarda caso. Ora vogliamo altresì ricordare che 1947 e 1948 sono due date importanti, perché nasce lo Stato di Israele. Infatti lo Stato di Israele nasce con risoluzione ONU 181 del 1947, mentre invece diciamo l'arrivo degli ebrei nella terra di Israele, Eretz Canaan, si concretizza nel 1948, e da lì sappiamo che comincia l'ultima ora degli ultimi tempi. Guarda caso, proprio in quel momento inizia anche il fenomeno UFO o extraterrestri. Molto importante questo dato. Da allora sono stati milioni di milioni di milioni, non solo in America, ma in tutto il mondo, le persone che sono state addotte. Moltissimi avvistamenti sono stati fatti proprio in Israele e proprio nel Monte del Tempio. Guarda caso, qui la religione c'entra sempre. Noi sappiamo che da quel momento, dal 1947 o 1948, inizia quello che la Bibbia chiama l'ultima generazione. Questa e queste sono profezie molto importanti che noi abbiamo trattato ampiamente nei nostri video. Benissimo. Queste sono proprio materie nostre. Quando entriamo in teologia, in tutto quello che è il discorso biblico, il linguaggio biblico, sono materie nostre. Finché parliamo d'altro dobbiamo indagare, eccetera eccetera, ma quando parliamo di teologia e di escatologia, che è la scienza che tratta le profezie dell'ultima della fine dei tempi, è proprio materia nostra. Noi siamo abilitati a questo, quindi, come dire, abbiamo voce in capitolo. Benissimo. Tra l'altro noi rappresentiamo proprio quello che è il, come dire, il messaggio classico evangelico pentecostale da sempre, ecco, che è stato un po' modificato a causa, come già detto, delle persone che si sono introdotte furtivamente, causando appunto grandi problemi nel nostro movimento a livello mondiale. Benissimo. Ma il classico pensiero, che è sempre stato quello, diciamo, storico, che poi è quello biblico, è quello che noi esponiamo nei nostri video. Benedetto il nome del Signore. Quindi, da allora, come già detto, sono milioni di milioni di milioni di milioni le persone che sono state coinvolte nel fenomeno UFO. Come già abbiamo detto, vogliamo riproporre nuovamente la domanda: sono tutte false? Possibile che decine di milioni di persone a un certo punto si siano impazzite e o si siano concordate per dire tutte la stessa cosa? Sicuramente ci sono molte posizioni false, molte testimonianze false, molte posizioni che vengono utilizzate per guadagnarci soldi, come sempre, ovvio, questo esiste, bisogna saper giudicare, ma che siano tutte false ovviamente è impossibile. Con questo non stiamo dicendo che esistono gli extraterrestri così come vengono proposti. Noi sappiamo, come già detto, che gli extraterrestri assolutamente esistono, ma come li identifica o li spiega la parola di Dio, non di certo come marziani, come marzianini,
venuti da Marte o chissà da dove con le antennine verdi. No, la parola di Dio quando parla di extraterrestri parla di demoni caduti, di angeli caduti. Benedetto è il nome del Signore, il cui capo è Satana. Se parliamo così, allora possiamo tranquillamente parlare di extraterrestri, perché infatti non fanno parte del nostro mondo, ma vengono dal terzo cielo. Ora però andiamo piano, riprendiamo il discorso, diciamo, che stiamo trattando, che stiamo esaminando, quindi il presente oggetto. Ora, abbiamo nel pianeta Terra migliaia, migliaia, decine di migliaia di fascicoli medici che confermano le innumerevoli prove che queste adozioni si sono concretizzate, a cominciare dalle percosse fisiche e su tutto, quindi su tutto il corpo, ma non solo, anche le violenze sessuali che hanno, come dire, hanno dovuto subire questi malcapitati, fino ad arrivare al trapianto di organi e infine anche all'omicidio da parte di questi extraterrestri. Stiamo parlando, uno degli ultimi dati che ho ascoltato, si parla solamente per quanto riguarda gli avvistamenti ovni o ufologici più di 1 milione. Bene, è interessante notare come molto spesso, quasi sempre, tutte queste situazioni si vengono a concretizzare dopo la mezzanotte. Ora, tutti questi extraterrestri portano apparentemente un messaggio di pace. Dicono che noi esseri umani gli stiamo a cuore e si sono interessati nei nostri confronti e soprattutto vogliono preservarci dall'autodistruzione. Interessante notare come da una parte ci dicono questo e dall'altra parte ti rapiscono, ti violentano, ti asportano organi, infine ti uccidono, e moltissime persone che hanno avuto incontri con queste entità sono completamente entrate nella pazzia più totale senza nessun recupero. Interessante notare che lo stesso fenomeno si ripropone anche nello yoga, nell'induismo, la pazzia totale. Cominciamo a fare i primi passi di collegamento, piccoli piccoli e molto timidi, ma man mano che andremo avanti nel presente video saranno sempre più chiari. Quindi ci torturano, ci seviziano, fanno esperimenti sul nostro corpo, infine ci uccidono e poi dicono: voi ci state a cuore, vi vogliamo bene e non vogliamo che voi vi autodistruggiate. Però dice la parola di Dio che dai loro frutti li riconoscerete. E bene, loro, questi pseudo extraterrestri, avrebbero attraversato non so quante galassie, non so quanti milioni di anni luce per farci queste cose interessanti. Bene, questo è il loro aiuto, quindi questa è la loro evoluzione. Quindi sono molto evoluti, a quanto pare. A me non sembra. Ma andiamo avanti. Ora, ci sono molti messaggi, centinaia di migliaia di messaggi lasciati da questi extraterrestri, dove indovinate cosa screditano questi extraterrestri? Voi non ci crederete mai. La Bibbia, ma guarda un po'. Di tutti i libri, di tutte le religioni che ci sono nel mondo, gli extraterrestri ce l'hanno con la Bibbia, con i cristiani. Ma guarda un po' te, non vi ricorda a voi qualcuno che va facendo il giro della nostra penisola dicendo: nella Bibbia ci sono gli alieni? Sì, ve lo dico io, nessuno sa cosa significa Elohim, nessuno, neanche gli ebrei, e tutti che piangono: sì, grazie, grazie che ci hai detto queste cose,
erano 2000 anni che li aspettavamo. E lui dice: sì, ma io non vi dico niente di nuovo, quello che io vi dico si è sempre saputo. E tutti che piangono, e noi diciamo anche noi quello che vi stiamo dicendo sono cose che si sono sempre sapute e non vi stiamo dicendo niente di nuovo. Che poi voi lo vogliate accettare ovvero il contrario, per carità, è un vostro diritto. Benissimo, andiamo avanti. La New Age, la nostra cara e amica New Age. La New Age è strettamente imparentata con l'ufologia, con il richiamo e il contatto di queste entità extraterrestri, e tutti quanti hanno un scopo unico comune, quello di screditare la Bibbia. Ora mi sembra strano che un extraterrestre viaggi milioni di anni luce per venirci a dire che la Bibbia non bisogna leggerla. Ma l'ufologia l'ovniologia, considerata almeno fino ancora dovrebbe essere considerata tale, una pseudoscienza, nella ufologia e nella ovniologia, cioè oggetto non identificato, si pratica la meditazione trascendentale, lo yoga, gli stati di incoscienza e l'ipnosi regressiva. Sto dicendo che nel mondo ufologico, anche quello che non ha niente a che vedere con la New Age, con l'induismo, con lo yoga e tutto quanto, pratica tutte queste cose. C'è il mondo ufologico, ok, che dice di essere completamente ateo e alieno a ogni forma di culto, pratica lo yoga, gli stati di incoscienza, l'ipnosi regressiva, la meditazione trascendentale. Giusto un accenno, non mi voglio mettere a far nomi, ma c'è un noto ufologo italiano che ha fatto un po' il giro del mondo, ha parlato con le massime autorità anche della Russia, generali, insomma, gente che sta molto in alto, e a un certo punto a questo personaggio che va parlando degli alieni, ve lo dico alla romana, gli vengono fuori le cosiddette stigmate. Quindi gli appare sta croce in fronte e sti due buchi alle mani, un po' come di alla Padre Pio. Ora però, finché mi parli di Padre Pio, ti posso capire, nel senso che almeno il personaggio, anche se si è saputo poi che si buttava l'acido sulle mani, ma questa è un'altra storia, ma almeno il personaggio è correlato al mondo religioso. Ma adesso tu mi devi dire cosa c'entra un ufologo con le stigmate di Cristo. Allora, evidentemente qui c'è un trasfondo molto particolare, e qui altro che ufologia ed extraterrestri, qui c'è ben altro, cari amici miei, e solamente qualcuno, concedetemelo, che si è praticamente dato il proprio pensiero, la propria mente, il proprio raziocinio agli altri e gli ha detto fate un po' quello che vi pare con la mia persona, solamente uno così può non vedere quello che sta succedendo. E tutti quanti che piangono e dicono sì, meno male, dimmi tu quello che c'è scritto nel testo originale. E questi: ci sono gli alieni, non c'è Dio, non c'è peccato, non c'è creazione dal nulla. Va bene, andiamo avanti. Ripeto, l'ufologia pratica tutte queste cose. Ora, io ho sempre fatto un pensiero, no? A me fanno ridere gli ufologi, concedetemelo. Se voi seguite l'ufologia, se voi investigate quello che
noi vi stiamo dicendo, noterete che a un certo punto quattro pellegrini, 4, 20, quello che è, 200, non è il numero, quattro pellegrini vanno su una montagna, ok? Se prendono tutti per la mano, ok? Chiudono gli occhi, vanno in trance, no? E cominciano a comunicare con sti alieni, popolazioni alienigene di altri pianeti. Ma insomma, ma c'è bisogno di entrare in trance per comunicare con questa gente? Sapete, io ho visto un video molto bello, molto interessante, dove la nostra civiltà in Brasile è entrata in contatto con degli indigeni che non avevano mai visto l'uomo civile, perdonatemi questo modo di esprimermi, l'uomo della nostra società, l'uomo anche bianco, no? E vestito, eccetera eccetera. E queste due realtà si sono incontrate. È stato abbastanza un po' commovente, insomma, per altri versi anche un po' buffo, sempre con molto rispetto, parlando, no, come queste due civiltà, perché di questo poi si tratta, che nessuno è superiore, non è questa la superiorità. La superiorità è quella che sta nel cuore, nell'animo, non è il possedere una determinata conoscenza. E quindi queste, anche se la conoscenza di Dio è chiaro che questo ci ha resi superiore, in quanto abbiamo, ma parlo della conoscenza del vero Dio, non delle pseudo religioni sataniche, ci rende superiori come persone, perché riceviamo la verità, e la verità assoluta esiste, e come se esiste, anche se diciamo tutti che non esiste e che non si può misurare, ma di questo ne parleremo dopo. Comunque, queste due civiltà si incontrano e nessuno si è messo a fare la meditazione. Non è che tu ti incontri con una civiltà che non hai mai visto, ti metti lì a fare la meditazione. Come mai con queste entità invece ci si mette a fare la meditazione? Puoi rispondere come ti pare, perché le risposte non mancherebbero mai, ma sono sempre subdole. Insomma, qui c'è molto molto di più che una mera società alienigena. Bene, quindi queste persone facenti parte del mondo ufologico, lo ripetiamo per l'ennesima volta perché ci piace ripetere, praticano l'ipnosi regressiva, gli stati di incoscienza, lo yoga, la meditazione trascendentale, per diventare contattisti e o canalizzatori. Poi vi mostreremo dei video. Questa, cari signori e signore, è l'ufologia. Insomma, vediamo come una persona diventa un canalizzatore o un contattato e vediamo come questa persona contattata, che a sua volta diventa un canalizzatore, viene praticamente impossessato da un extraterrestre. Questo nell'ufologia è all'ordine del giorno. E ovviamente lo vogliamo ripetere per l'ennesima volta attraverso discipline quale yoga, meditazione trascendentale, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, è interessante notare come questi contattati e questi canalizzatori negli anni 60, ok, dicevano, gli extraterrestri, no, chiamiamoli così, che entravano in loro, dicevano che venivano o da Venus o da Marte. Poi gli anni sono passati, la nostra conoscenza è aumentata notevolmente, così come profetizzato nella parola di Dio. Sai, nella parola di Dio ci sono decine di migliaia di profezie concretizzate perfettamente, ma di questo parleremo dopo. Quindi la conoscenza dell'umanità è aumentata, abbiamo scoperto che né in Venus né in Marte c'è vita, e quindi adesso
hanno cambiato messaggio e non dicono più veniamo da Marte o da Venus, ma che ne so, veniamo da Orione o veniamo da altre costellazioni. Quindi sono bugiardi. Ora, se una persona o un'entità è bugiarda, questo è sinonimo che non te devi fidare di loro. Infatti, a conferma di questo, ci sono milioni di persone addotte, violentate, uccise, maltrattate, con le quali gli hanno fatto gli esperimenti più brutali, fino all'asportazione di organi e poi l'assassinio. Qualcosa sta succedendo nel mondo. Brian Reeves, autore del libro Pellegrinaggio dei dischi volanti, scrive quanto segue. Cominciamo a dare un po' di fonti. Dice: da quanto si evince dagli studi sugli esseri dello spazio, è evidente come abbraccino una infinità dei principi insegnati nelle filosofie orientali attraverso i loro veggenti. Questo non lo dice il mondo cristiano. Questo non lo dice Alessio Evangelisti. Questo lo dice un ateo, una persona che non è cristiana. Un autore di un libro, uno scrittore, una persona colta, studioso del fenomeno ovni extraterrestre ufologico. John Weldon, noto studioso del fenomeno UFO extraterrestre, anche lui ci pone qualche domanda. Vogliamo leggerla insieme. Lui dice: quanto può essere credibile che migliaia di extraterrestri veri, perché ci sono ormai troppi milioni di casi, quindi quanto può essere credibile che questi extraterrestri, parliamo di quelli veri, fossero disposti a volare milioni di anni luce semplicemente per insegnarci delle filosofie già presenti sulla Terra, quale ad esempio la New Age, e al contempo screditare il cristianesimo e appoggiare l'occultismo? Ma poi prosegue e chiede: per quale ragione queste entità si introducono e posseggono le persone nella stessa maniera che lo fanno i demoni? È una domanda. Qui c'è un uomo, noto scrittore del fenomeno ufologico, chiamato John Weldon, che non è cristiano per niente, e che si pone questi interroganti. Voglio dire, noi abbiamo l'abitudine sempre di documentare quello che diciamo, quello che affermiamo, poi sta all'ascoltatore fare le ulteriori ricerche. Bene, ripeto, nessuno di questi era ed è cristiano. Bob Hopkins fu un famosissimo scrittore del fenomeno UFO, autore di diversi libri, due dei quali sono Tempo perso e Intrusi. Fu considerato al suo tempo uno dei quattro maggiori esperti al mondo del fenomeno che riguarda le adduzioni. Abbiamo già spiegato cos'è. Egli disse che le adduzioni sono il principale obiettivo degli extraterrestri. Ogni avvistamento, dice lui, ogni volta che qualcuno fa un avvistamento, sicuramente c'è stato o si deve concretizzare un caso di adduzione. Quindi lui dice: guarda che non volano tanto per volare, tanto per farsi un giretto. Noi esseri umani siamo il loro principale obiettivo. Un altro noto scrittore di nome Whitel Strieber racconta le proprie esperienze di adduzione. Vero o falso non ci interessa. Allora qualcuno ci domanderà: allora perché lo citi? Perché lo citate? Lo citiamo per il seguente motivo. Quando questo noto scrittore,
che ripetiamo il nome Walter Strieber, raccontò le proprie esperienze e successe qualcosa di abbastanza anomalo, ovvero ricevette più di 55.000 lettere dove le persone gli scrivevano per raccontare le loro invece esperienze di adozione. Stiamo parlando di più di 200 lettere alla settimana di persone che gli hanno scritto, fino a superare le 55.000 lettere di persone che gli hanno scritto che hanno avuto le stesse esperienze. Tutti matti, tutti bugiardi. Ci sembra molto strano. Ora vogliamo però far notare che questo scrittore era perfettamente inserito in un mondo occultista. Infatti lui ha scritto diversi libri che riguardavano l'horror o i killer, o libri di assassinati, eccetera, eccetera, eccetera. E vogliamo ricordare che quando si fanno i film di horror e libri, eccetera, eccetera, ormai è noto a tutti che anche i satanisti partecipano e gli stregoni partecipano a queste cose per inserire lì le loro frasi demoniache dove si invocano spiriti, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda caso, anche qui troviamo una correlazione dei due fenomeni, appunto ufologia e occultismo. Andiamo avanti. John Keel, esperto mondiale di ufologia. Sapevate che John Keel era agnostico? Cos'è l'agnosticismo? Se indaghi, ti accorgerai che l'agnosticismo è il fondamento della massoneria. Che ne pensi? Come va? Come state? Tutto a posto? Vi sentite bene? Gloria a Dio, andiamo avanti. Bene. John Keel scrisse: migliaia di libri sono stati scritti sulla demonologia, cioè l'antico studio dei mostri e dei demoni, le cui manifestazioni descritte sono perfettamente identiche a quelle del fenomeno UFO. È un po' come che la massoneria ci stesse prendendo in giro qualora fosse massone, anche perché era agnostico. Vabbè. Vogliamo parlare di un uomo che invece non ha niente a che vedere con tutte queste, diciamo, con tutti questi mondi oscuri. Questo è un pezzo da 90, come diciamo a Roma. E professore chiamato Sir John Eccles fu premio Nobel nel 1963, quindi abbiamo un premio Nobel di ricerca del cervello. Cosa disse questo professor Sir John Eccles? Egli disse che il cervello è come una macchina che deve essere controllato dal proprio spirito, però in uno stato cosciente, non in coscienza. Deve sempre essere cosciente e vigile, perché questo venga controllato. Quando questo avviene, allora lavora in piena normalità, ma se si viene a trovare in uno stato di coscienza alterata, il tuo cervello viene disconnesso dallo spirito. Lo yoga, quindi, la meditazione trascendentale, l'ipnotismo e tutte queste pratiche provocano proprio questo, la disconnessione fra spirito e cervello, e quindi aprono porte a entità aliene. È lì che queste entità entrano, siano chiamati extraterrestri o vengano chiamati demoni, ciò non cambia niente, rimangono sempre queste entità. Ma c'è una certa interazione, un unico denominatore tra l'ufologia e la New Age. Come già detto, sia l'ufologia che la New Age
praticano la meditazione trascendentale, yoga, insomma tutte queste cose, per diventare tutte e due, questo si trova anche nella New Age, per diventare contattisti, ovvero contattisti, quindi contattati e canalizzatori. Benedetto è il santo nome del Signore. La New Age propone proprio questo. Ora vi vogliamo mostrare un video dove una persona viene usata da un supposto extraterrestre per comunicare. Il video è in inglese, viene sottotitolato in spagnolo e quindi potete voi giudicare da voi stessi quello che dice questo contattato e a sua volta canalizzatore. Quindi questo sarebbe il cosiddetto, nella stregoneria verrebbe chiamato il medium, mentre invece nell'ufologia o nella New Age viene cambiato il nome da medium, diventa praticamente canalizzatore. È come in quello che abbiamo parlato prima, che non si chiama, diciamo, religione, ma si chiama energia, non si chiama preghiera, ma si chiama meditazione. Quindi voglio dire, cambiano il nome, ma poi alla fine rimane sempre la stessa porcheria. Bene, noi intanto vi diciamo, qualora voi non parlaste nessuna di queste due lingue, vi diciamo quello che dice. E poi vi mettiamo il video, in maniera tale che poi possiate giudicare da voi stessi. Ripetiamo, qui si tratta di un canalizzatore, quindi di qualcuno che sta nel mondo dell'ufologia, un mondo che apparentemente è alieno a tutto ciò che è stregoneria, occultismo, eccetera eccetera, ma che, come stiamo vedendo alla luce dei fatti, così non è. Bene, vi diciamo quello, diciamo la parte principale, poi ve lo potrete ascoltare da soli. Vi diciamo quello che dice questo extraterrestre, che poi diventano due, che parlano attraverso questa persona, che non vogliamo chiamare medium per non offendere nessuno, ma lo chiameremo canalizzatore, come vuole l'ufologia. Lui, questo extraterrestre, dice: sono di Venus e se vogliamo un solo pianeta, una sola gente, un solo ordine mondiale, alla fine vuole questo. Insomma, stanno predicando il nuovo ordine mondiale, vogliamo che tutti siamo uno. Poi a un certo punto c'è il cambio di extraterrestre, c'è il cambio della canalizzazione e viene uno spirito tibetano. Ricordate Hitler, tutto quello che vi abbiamo detto. E questo spirito tibetano, questo extraterrestre tibetano, dice di chiamarsi Io Sono, Yahweh, Io Sono. Lui dice: io, il mio nome è Io Sono. Ah, ecco qui che vediamo un attimino questi qua che vanno girando la penisola qui nella nostra Italia e altri nelle altre nazioni vanno dicendo appunto la stessa cosa. Quindi dice di essere lui il creatore di tutte le cose. Ecco qui che noi saremo figli degli extraterrestri. E le stesse cose che dicono questi barbari, che solo loro capirebbero l'ebraico antico. Ovvero dicono che nessuno lo capisce, però loro ce lo spiegano. È strana questa cosa. Ecco, questa non l'ho capita, sono sincero. Ho capito tante cose, ma questa no. Poi questo extraterrestre prosegue e dice che ognuno di noi è Dio. Gnosticismo e New Age e induismo. Ognuno di noi è Dio. Ma guarda, poi prosegue e dice: vogliamo una nuova razza. E comincia a predicare, e questa nuova razza è stata predicata da tutti, anche da questi movimenti che stiamo vedendo, e anche dallo stesso Hitler, che ha attinto a piene mani dall'induismo. Vogliamo una nuova razza. Poi questo extraterrestre, o questi extraterrestri, ci dicono chiaramente che ci deve essere
lo sentirete poi nel video, ci deve essere una new age, cioè una nuova era con questa nuova razza, e il nome di questa nuova razza dovrà essere pace. La Bibbia dice che quando diranno pace e sicurezza, allora una improvvisa ruina piomberà su di loro. Sapevate questo? E poi conclude dicendo che tutti siamo collegati col cosmo. Ecco qui che torniamo all'induismo, allo yoga, ai vari tipi di yoga che ci fanno collegare con il cosmo, con il Dio del cosmo, appunto, il cosiddetto Dio che si fa chiamare Io Sono, che ha creato tutte le cose. E che dice questo extraterrestre: nessuno può impedire tutto ciò eccetto colui che nega di essere Dio, quindi colui che non abbraccia questi principi. Ecco a voi, signori e signore, il video in questione. Buona visione. Hello, Philip. How are you today? Very good, Leah. How are you? Very fine, thank you. So, what is it that you wanted to know? Where are you from? I'm from Venus. I don't think anybody's going to believe that you or anybody else could be from Venus. Could you explain to us how you could be when everybody knows it's uninhabitable? I think it's uninhabitable because it is not inhabitable by physical life forms. We have bodies of light. While Leah rambles on with fantastical ideas, she soon compels the audience toward global unity, a message found throughout the New Age movement. Can you, with all of your different ideas, all of your different races, come together as one planet and one people? Now the interviewer asks the woman to exchange spirits and to channel another spirit that calls itself the Tibetan. Tibet is an often referred to hotspot for New Age empowerment. Hitler's Nazi occultists went to Tibet, thinking to find their ancient Aryan ancestors. Listen carefully to the Tibetan's message as he refers to the great I Am, the name God reveals in the Bible to describe himself. I am the Tibetan, and I have come during this time continuum to discuss with you the idea of the only question in the universe. And that question is, what is? And the answer is, I am. For all things that are created, that were created, that shall be created, fall under the question, what is? And you, each and every one of you, are that answer, and that answer is, I am. I am is also the name of the creator of this universe. As the entity Leah returns, she confirms the You Are God message and refers to the new race that will arise through the New Age movement. Most New Agers today do not realize that this new race is identical to the master race prophesied by Adolf Hitler, a race of so-called supermen who will be their own gods, having rejected the one true God of the Bible. This new age is where there will be a race on this planet and throughout all galaxies. And the name of that race will be peace. It's been wonderful spending some time with you. As you take this little piece of information with you, know that you are never alone. You are all connected to the creative source of this universe. And nothing can stop that flow except your denial that you are God. We come from the Interplanetary Confederation of Solar Systems, and our purpose is to aid our brother man on the planet Earth as the New Age dawns. The teacher that was known to you as Jesus was able to use many more of the abilities than the people of this planet. Unfortunately, man upon planet Earth has misinterpreted the meaning of this man's life. He was no different from any of you.
He was simply able to remember certain principles. These principles may be realized by anyone at any time. It is only necessary that you avail yourself to our contact through meditation in order to begin to re-realize that which is rightfully yours, the truth of the creation and the truth of your position in it. Know ye not that ye are gods? Bene, cari amici, abbiamo potuto vedere con i nostri propri occhi quello che succede nel cosiddetto mondo ufologico. Un mondo che dice di non aver nulla a che fare con il mondo della New Age, che a sua volta il mondo della New Age dice di non avere nulla a che fare con l'induismo, che tutti questi dicono di non aver nulla a che fare con il mondo dell'occulto, del satanismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che noi avremmo visto, loro dicono che non è altro che una semplice canalizzazione che viene normalmente praticata nel mondo della ufologia attraverso appunto questi, chiamiamoli, strumenti quali lo yoga, la meditazione trascendentale, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo vedere a occhi proprio nudi, proprio senza nessuna ombra di dubbio, che la cospirazione ufologica e la New Age non è altro che una serie di proposte di messaggi satanici, punto e basta. È così. Questi vengono da altri pianeti, dicono, e non pensate che si limitano a screditare solo la Bibbia. Ovviamente, se screditano la Bibbia, era anche da aspettarsi che screditassero anche il nostro Signore Salvatore Dio Gesù Cristo. E infatti parlano di Gesù come una persona realmente esistita. Tra l'altro mi fanno ridere questi qua che vanno dicendo che nella Bibbia ci sono gli alieni e poi dicono che Gesù storicamente non è mai stato provato che sia esistito, ma quanto sono bugiardi. E poi questi demoni invece dicono no, è esistito, pensate, pure i demoni, però facciamo finta che sono extraterrestri, dai. Pure gli extraterrestri ci dicono che invece Gesù è esistito, però lo presentano come una persona qualsiasi che aveva raggiunto questi poteri attraverso appunto queste tecniche di meditazione, che riusciva insomma a governare le cosiddette energie cosmiche, va a capire un po' come si chiamano, benissimo, e che tutti quanti possiamo arrivare allo stato che è arrivato Gesù utilizzando appunto queste tecniche. Ora, in qualsiasi libreria della New Age, se tu entri, noterai che l'80% della letteratura, quindi dei libri, parlano proprio di canalizzazioni, di meditazioni trascendentali e di tutte queste pratiche. Quindi, come dire, possiamo vedere che qui veramente, scusate, più la cosa l'andiamo ad approfondire e più ci odora male, se sei una persona razionale. Se poi, come già detto, ti sei tolto il cervello e l'hai dato in mano a chi vorrebbe muovere, anzi a chi muove i fili di questo mondo, quindi perdere la tua identità, il tuo raziocinio, ma fai pure, accomodati pure, ci mancherebbe, noi le cose ve le diciamo, poi ognuno fa quello che vuole. Stranamente però, noi ritroviamo tutte queste pratiche che stiamo appunto trattando, che abbiamo già detto e ridetto, le ritroviamo in primis andando a ritroso in Babilonia e andando ancora più a ritroso già nell'antico Egitto. Ecco qui che mi fanno ridere quelli che dicono, sai, nell'antico Egitto già si parlava di alieni, avevano trovato gli alieni, eccetera, 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 e noi rispondiamo, e te credo, facevano pure loro queste pratiche di yoga, non si chiamava così, meditazione trascendentale, ipnotismo, eccetera, eccetera, eppure loro entravano in contatto con questa entità. È normale. Vedete com'è tutto collegato, poi, se si va a indagare.
Andiamo avanti, telepatia mentale, insomma. La letteratura del fenomeno UFO tratta tutte queste cose, ma non solo, tratta anche la metafisica. La metafisica tratta, l'abbiamo già accennato, la stessa appunto telepatia mentale, ma non solo, la scrittura automatica, cioè la scrittura senza coscienza. Ecco. Poi tratta entità invisibili, insomma tutto questo tratta il fenomeno UFO, che a sua volta, andando a ritroso nella storia, lo ritroviamo in Babilonia e in Egitto. Ecco perché poi in Egitto hanno spesso fatto cose che da un punto di vista umano è impossibile farle, perché si sono avvalse da poteri occulti. È molto semplice il discorso. Tutte queste cose sono state ampiamente denunciate dalla stessa parola di Dio, quindi la Bibbia. Bene. Ora vogliamo far presente che, come l'ufologia tratta tutte queste materie, che poi sono materie esoteriche, allo stesso modo, ecco qui i famosi controlli incrociati, allo stesso modo tutta la letteratura dell'occultismo tratta ampiamente il fenomeno ufologico. Lo ripetiamo tante volte, non fosse stato chiaro. La letteratura che trovi in una libreria ufologica tratta tutte le materie di esoterismo, tra cui metafisica, telepatia mentale, scrittura automatica, ipnosi, eccetera, eccetera, eccetera. E se vai invece in un'altra libreria, che è una libreria dell'occultismo, tratta il fenomeno UFO ed extraterrestre. Questi sono dati di fatto, che poi a te non te garba, che poi a te non te va giù, che poi a te ti s'addrizzano i capelli perché vuoi prendere la Bibbia, come fa qualcuno, fa i video dove prendono la Bibbia e buttano la Bibbia in un cestino della spazzatura perché è un satanista. Questo è un problema tuo, anche perché chi fa un'azione del genere, anche umanamente parlando, dimostra, scusate, di essere uno stupido. È come se io adesso in questo video prendessi un cestino, vi facessi vedere come butto un libro della New Age nella spazzatura, ma una persona intelligente non si abbassa a questo. Quindi c'è molta stupidità in giro. Abbiate pazienza se siamo così franchi. Cioè, sono anche persone poco intelligenti. Ben disse qualcuno, e non l'ho detto io, l'ha detto uno che neanche è cristiano. Una persona che, insomma, ha fatto più video e ha dimostrato come queste persone non è cristiano, pensate, non è cristiano, non è, stiamo parlando di una persona non cristiana, culturalmente molto preparata. Lui ha fatto un video dove ha dimostrato come queste persone che vanno in giro, questa persona, quello che è, che vanno in giro è per l'Italia e per il mondo, che vanno in giro dicendo che la Bibbia non dice quello che dice nel linguaggio originale, come non solo questo è falso, e lo ha dimostrato pur non conoscendo l'ebraico biblico. Noi invece approcceremo la situazione proprio da un punto di vista linguistico. Ha dimostrato con la logica, la ragione, con le regole, diciamo, che vanno dovute, che vanno portate, diciamo, vanno eseguite quando si legge qualcosa, no? Ha dimostrato come questo invece è tutto falso, basta usare la ragione, e basta valutare tutto alla luce di un contesto generale. E ha dimostrato come la maggior parte delle persone che poi vanno a queste pseudo conferenze sono persone, dice lui, che hanno hanno una conoscenza, una preparazione culturale di livello medio-basso, e che si vogliono dare un tono andando in queste pseudo conferenze. Non l'ho detto io, non lo ha detto il mondo cristiano, lo ha detto un mondo che non appartiene al nostro, ma che ci fa riflettere. Quindi, come dire, basta fare, tornando adesso a noi, il cosiddetto controllo incrociato. Noi vediamo come sia le librerie dell'occultismo sia le librerie dell'ufologia alla fine vendono la stessa robaccia, roba dell'occultismo. E come questo fenomeno degli extraterrestri è perfettamente integrato in questo contesto, appunto, occultista. Molto semplice.
Ripetiamo, ti garba, te garba, non te garba, te va giù, non te va giù, per carità, poi ognuno rimane nella propria posizione. Andiamo avanti. Se tu scrivi su Google scrittura automatica parapsicologica, noterai che ti appaiono una serie di siti che hanno a che fare col mondo dell'occultismo. Entrando in questi siti, che hanno a che fare prettamente col mondo dell'occultismo, c'è una sezione dedicata al contatto degli UFO, degli extraterrestri. I principali siti al mondo di satanismo, di stregoneria, eccetera, eccetera, hanno tutti una sezione che viene dedicata proprio al fenomeno UFO extraterrestre. Non ci credi? Indaga, anche perché comunque se sei uno che non vuole ascoltare pur avendo orecchie, pure se ti mettono l'evidenza in faccia, continuerai ad essere, come dire, ciecato sei, ciecato finisci. Bene, e si dice, no, quelli che hanno avuto contatto con gli UFO dicono che questi appestano a morto e a zolfo. Non lo diciamo noi, sono queste notizie, sono presenti nei stessi libri, nei stessi siti dove si tratta l'ufologia. Dicono che appestano a morto e a zolfo. La parola di Dio parla di zolfo e di queste cose e dei demoni che sono perfettamente, come dire, collegati a queste situazioni. Ora c'è un film dell'occultismo intitolato Amityville Horror, un film che è stato molto famoso. Noi sconsigliamo di vedere film horror, noi non lo abbiamo visto questo film horror, però ci racconta la critica di quelli che hanno visto questo film. Il cristiano non deve guardare film horror, assolutamente vietato, quindi noi lo sappiamo perché queste cose vengono, quando il film viene descritto dalla critica e tutto quanto, nel film appare che a un certo punto appaiono dei demoni e questi demoni appestano da morto e da zolfo, esattamente come lo stesso che ci racconta il mondo ufologico quando i contattisti appunto vengono a incontrarsi con gli extraterrestri. Potete vedere le critiche del film intitolato Amityville Horror. Un'altra ulteriore dimostrazione che i due mondi, tutto sommato, non sono due, ma sono uno. Bene, la domanda del milione: come nasce la New Age? Qualcuno dirà, già l'hai detto, attraverso un gesuita di nome Chardin. Sì, è vero, lui è praticamente, anche se non si dice, il fondatore, diciamo, di questo movimento New Age. Di questo ne parleremo tra breve. Ma subito dopo viene a crearsi, no, attraverso tre personaggi, attraverso molti personaggi, ma ce ne sono tre in particolare, che questi personaggi vengono chiamati la Trinità Satanica Femminile. La Trinità Satanica Femminile è formata dalla famosissima Madame Blavatsky, ovvero Madame Ellen Blavatsky, poi c'è Annie Besant e Alice Bailey. Questa è la cosiddetta Trinità Satanica Femminile, perché hanno gettato, diciamo, le fondamenta a questa New Age. Erano tutte, come dire, involucrate nell'occultismo più profondo. Ma, come già detto, il vero fondatore è stato il sacerdote gesuita di nome Pierre Teilhard de Chardin, 1889-1955. Questo è il suo, diciamo, il suo periodo di, diciamo, storico.
Ora, normalmente il cattolicesimo, no, quando si parla del, diciamo, dello yoga, che come questo è stato introdotto, eccetera, eccetera, nel cattolicesimo fa un nome per depistare, e fa il nome del sacerdote Jean-Marie de Chanette, autore del libro Yoga per Cristiani. Ora però noi dimostreremo che non è lui, diciamo, colui che introdusse lo yoga nel cristianesimo, né tantomeno fu lui il fondatore della New Age, perché il fondatore della New Age fu De Chardin, che è molto prima di De Chanette, perché De Chanette lui visse nasce nel 1906 fino al 1992, invece De Chardin, il fondatore della New Age, è del 1889, molto prima, fino al 1955. Quindi ancora una volta troviamo che il movimento della Compagnia di Gesù o dei Gesuiti si trova appunto dietro a queste cose. Poi dopo questo sarà bandito dalla Chiesa Cattolica, intanto però ha creato un movimento satanico chiamato appunto la New Age, la nuova era, dove si manifestano, dove si invocano gli extraterrestri, quindi i demoni. Il fatto che ci sorprende ancora di più, e qui non ce ne vogliate a male, qui non è che adesso si vuole sparlare del cattolicesimo, semplicemente si danno dei dati, poi voi fateci quello che vogliate. Abbiamo visto come lo yoga, la New Age, il Kundalini, sono tutte cose che vengono da Satana, e anche gli stessi esercizi fisici sono stati creati per far fuori uscire, no, questo Kundalini, questo serpente che secondo loro dimorerebbe alla base della spina dorsale. Benissimo. E che succede? Che la Chiesa Cattolica non ha preso una posizione netta su questo argomento. Infatti l'allora cardinale, che poi diventerà Papa, Ratzinger, nel 1989, ok, ufficializzerà con un documento la posizione della Chiesa Cattolica nei confronti dello yoga. Il documento è sullo Zen anche, eh? Il documento si chiama Orationis Formas, cioè alcune forme o alcuni aspetti della meditazione cristiana, dove in questo documento, ok, lo potete trovare in internet, si consiglia di non fare lo yoga, ma non si prende una posizione determinante nei confronti di questo, mentre invece il cristianesimo deve prendere una posizione determinante, deve condannare queste pratiche e deve dire ai credenti di stare il più lontano possibile. Ecco qui che tutto sommato la posizione, ovvero quello che ha creato De Chardin, un padre gesuita, lui è stato tra virgolette bandito, ma poi alla fine la posizione nei confronti dello yoga lascia sempre molte porte aperte nel seno della Chiesa Cattolica. È un dato di fatto, punto. E investigate, se abbiamo sbagliato fatecelo presente, noi abbiamo tutti quanti i documenti e li abbiamo visionati, effettivamente le cose stanno così, quindi non ce ne vogliate, noi semplicemente vi diciamo le cose come stanno, tutto qua, molto semplice. Ora, la New Age parla di fratellanza bianca, la quale fa il bene del pianeta, e poi parla di una fratellanza nera, la quale fa il male del pianeta. L'ufologia fa la stessa cosa, in modo diverso, parla di alieni buoni, i quali vorrebbero il nostro bene, e poi parlerebbero di alieni cattivi, i quali vogliono il male del pianeta, sarebbero questi che vanno in giro a fare le adozioni. Ora, se noi esaminiamo alla luce del cristianesimo, che è esattamente quello che dice la parola di Dio, nel senso che ci sono angeli caduti e angeli buoni.
Quindi non si stanno inventando niente, e lo stesso Hitler faceva questo ragionamento di una umanità ariana buona e un'altra che invece andava completamente distrutta. Questo è satanico, benedetto il santo nome del Signore. Quindi noi vediamo che la New Age, l'ufologia, sono perfettamente collegati fra loro. Ancora una volta possiamo osservare, toccare con mano, come veramente le cose stanno così benissimo. Ora, una situazione molto importante e che ci ha fatto diciamo sorridere in senso rispettuoso, no? Visto la delicatezza del tema, è che quando ci sono state delle conferenze tra i più importanti ufologisti, non so se si può dire così, al mondo, perché alcuni di questi stanno in buona fede, non è che stanno tutti in cattiva fede, la maggior parte sì, ma alcuni, diciamo mosche bianche, ci sono, che stanno in buona fede, hanno scoperto che molte adozioni, cioè quando arriva l'extraterrestre che ti vuole, come dire, catturare, inserire nella sua navicella per poi violentarti, pensa un po' che schifo, sono state evitate perché la persona ha cominciato a invocare il nome di Gesù Cristo, automaticamente questi extraterrestri l'avrebbero lasciato. Questo ha fatto saltare per aria molti di questo mondo dell'ufologia. E noi diciamo, invocate sempre il nome di Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Bene, il trucco più grande di Satana è sempre stato questo, cioè quello di far credere all'umanità che lui non esiste. Mentre invece non c'è nulla di più falso. Satana esiste, è reale e non è un alieno, anche se è un alieno nel senso che non fa parte di questa terra, in questo senso certo è un extraterrestre, ma non è un extraterrestre come ce lo vorrebbero dipingere questi pseudo movimenti. No, è un angelo caduto, egli si chiamava Lucifero e si trovava nel terzo cielo. Voleva prendere il posto del Cristo, il posto di Dio, voleva farsi uguale a Dio. E c'è stata una guerra tra Satana, i suoi angeli, e Michele e i suoi angeli, e sono stati buttati fuori dal cielo. E adesso stanno ingannando tutta quanta l'umanità. La New Age, il nuovo ordine mondiale, la globalizzazione, l'ecumenismo. Vogliono portare un certo piano, e per portare questo piano in questo mondo, per introdurlo, si stanno avvalendo proprio di questo, degli extraterrestri. Solo Dio sa quello che succederà da qui a poco tempo, ma sappiamo che qualcosa di molto grande dovrà succedere, perché Satana adesso e i suoi angeli si trovano nel secondo cielo, ma sappiamo che molto presto, dice la Bibbia, che sarà cacciato anche dal secondo cielo per essere gettato sulla terra. Hai visto mai? Satana sta preparando qualcosa. Bene. Interessante altresì notare come i centri di Kundalini e di yoga organizzano queste pseudo conferenze dove questi pseudo predicatori che dicono appunto che nella Bibbia ci sono gli alieni, bene, i centri di Kundalini, di yoga, chiamano questi predicatori nei loro centri a predicare appunto che nella Bibbia ci sono gli alieni e gli extraterrestri, dimostrandoci ulteriormente ancora una volta come questo mondo dello yoga, del Kundalini, dell'induismo, della New Age sono perfettamente collegati, correlati con quest'altro mondo che va predicando appunto che nella Bibbia ci sono gli extraterrestri, e dietro tutto questo c'è la massoneria, e dietro la massoneria, questo ce lo ribadisce bene
la parola di Dio, c'è il falso profeta che poi governerà tutto, ed è Babilonia la grande, la madre di tutte le meretrici. Ebbene, cari amici, con questo abbiamo terminato questa seconda parte. Grazie per averci seguiti fino qui, e vi invitiamo a vedere la terza parte di questo video, dove invece andremo a trattare la parte più che dottrinale, la parte linguistica della parola di Dio, e dove andremo appunto a esaminare le posizioni di queste persone, che solo loro avrebbero capito, ok, quello che c'è scritto nel linguaggio originale, facendo leva sul fatto che, poverini, giustamente le persone non comprendono l'ebraico biblico, ma che sono comunque non sono giustificati, perché le persone dovrebbero sapere tante altre cose, e le sanno, ma che ahimè non vogliono sapere. Bene, con questo terminiamo, vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito fino qua, e ci vediamo alla prossima ed ultima parte. Che Dio vi benedica.